Oggi dobbiamo cominciare a vedere un po' di applicazioni del metodo dei segni. Prima di vedere queste applicazioni però andiamo a dire una cosa che era rimasta indietro. Allora, noi quando dal punto di vista dei limiti abbiamo detto che i limiti si fanno come si facevano per le funzioni di variabili reali, usando la distanza però che c'è sui numeri complessi, no? Però rimane un caso che bisogna trattare a parte. Nel caso dei numeri reali noi potevamo andare a calcolare il limite di una funzione per x che tendesse a più o meno infinito, erano due limiti ovviamente che andavano calcolati separatamente. Invece nel caso dei numeri complessi noi andiamo a dire, supponiamo f da c in c, diciamo che il limite sia f da c in c, diciamo che il limite per z che tende a infinito, attenzione qua non si mette mai il segno, perché non si mette il segno? Perché c non è un corpo ordinato, di f di z è uguale a l, questo cosa significa? Per definizione questo significa che per ogni epsilon maggiore di 0, L è un numero complesso, esiste un M tale maggiore di 0, tale che se il modulo di Z è maggiore di M, allora F di Z meno L, il modulo è minore di Z. Ok, quindi questa è la definizione di limite per z che tende a infinito. Ovviamente se qua ci mettete infinito, qua dovete mettere che non per ogni epsilon ma per ogni l esiste un m, dai che modulo z maggiore di m sono possibili. Facciamo un altro esempio. Definizione. Limite, sempre nelle ipotesi sopra, il limite per z che tende a z a 0 di f di z è uguale a infinito se solo se per ogni m esiste un delta maggiore di 0, tale che se z meno z0 è minore di delta, f di z in modulo è maggiore di m. Vabbè, ovviamente qua potreste mettere anche z diverso da 0. F è stavolta definita da c meno z0. Da un intorno di 0 a 0 produce. Cioè potete fare tutte le combinazioni che vi pare. Posso anche fare il limite per 0 che tende a infinito di f di 0 uguale a infinito. Semplicemente, insomma, quando è che z tende a infinito? Quando il modulo di z diventa grande quanto. Quando è che f di z tende a infinito? Quando il modulo di f di z diventa grande quanto. Z tende a infinito, devo andare a preoccuparmi solo dei numeri che hanno un modulo grande. Oh, questo da un punto di vista topologico, questo discorso non lo faccio nei dettagli, significa immaginare di avere una superficie sferica unitaria, qui avete tre assi. Qua ci avete l'asse x e y dei numeri complessi, qua ci avete un asse z. Ok? Allora, voi cosa fate? Proiettate dal polo nord, tirate una linea, la linea che congiunge questo polo nord della sfera, l'equatore sta sul piano di Gauss, e andate a congiungere con un punto che sta sul piano di Gauss. Se andate a fare questa congiunzione, vedete che
questo segmento incontra questa superficie sferica in un solo punto. Ok? Quindi c'è una corrispondenza biunivoca tra i punti del piano di Gauss e i punti della superficie sferica tranne il polo nord. Ok? In questa corrispondenza biunivoca questi punti dell'equatore sono gli unici che rimangono fissi, perché è l'intersezione tra la superficie sferica e il piano di Gauss. In poche parole, usare queste definizioni è come se noi usassimo la topologia nella quale diciamo il punto all'infinito coincide col polo nord, come se fossimo sulla superficie sferica. Non è la stessa cosa, però sono due distanze equivalenti, cioè la distanza sulla superficie sferica dal polo nord. Questo perché? Perché vedete che tutti i punti, per esempio, che hanno modulo maggiore di n, a cosa corrispondono sulla superficie sferica? A un cerchiettino piccolo, diciamo, non è un cerchiettino, ma è l'intersezione con un cilindretto della superficie sferica, quindi comunque un dischetto piccolo attorno al polo. Però questo discorso non lo sviluppo perché ci vuole tempo, non lo chiamo. Comunque, a me interessava dare questa definizione soprattutto. Questa è quella che ci servirà al 90% dei casi. Ok? Va bene. Adesso io riscrivo il teorema dei residui. Dobbiamo andare a applicare questo teorema dei residui per cercare di ottenere dei risultati utili, e vedremo che se ne potranno ottenere parecchi. Allora, quali teorema dei residui? Allora, vi ricordo che noi abbiamo F olomorfa in omega, io uso la lettera H per indicare la olomorfia. Poi abbiamo D, che è la chiusura di un aperto. OT, mi pare che sia contenuto in omega, detti diciamo parametrizzabili da una curva semplice e regolata, quando parlo di detti si intende sempre semplice, quindi non lo scrivo perché non è che la frontiera la becco di vuoto. E allora poi supponiamo che, scusate, omega meno z1 z h, poi supponiamo anche che z1 z h siano la parte interna di t, non sono punti che stanno dentro t. Ovviamente se non stanno dentro qui, in realtà il teorema si può scrivere lo stesso, semplicemente non considerate i residui. Allora abbiamo dimostrato che l'integrale esteso a dt più di f di z in dz è uguale a 2t greco di volte per la somma per j che va da 1 fino ad h del residuo di F nel punto 0, cioè è uguale a una certa quantità costante K
che non dipende da T sostanzialmente, ma dipende soltanto dai punti, da T. Queste singolarità isolate dove la F non è definita. Ok? Ok. Che cos'erano questi residui? Allora, noi abbiamo visto che in un intorno per ogni J compreso tra 1 ed H, questo lo sapevamo, esiste un cerchio di centro Z e di centro ZJ e di un certo raggio RJ tale che per ogni Z appartenente a questo cerchio di centro ZJ e di raggio RJ meno il punto ZJ, a volte si produce la rotazione del disco vocale, deve valere lo sviluppo in serie di Laurent. Lo sviluppo in serie di Laurent, quindi F di Z, sia uguale alla somma di certi coefficienti per n che va da meno infinito a più infinito. Qua dovrei scrivere C con n, poi ci dovrei mettere una J perché questi coefficienti dipendono da, ovviamente, se stiamo vicino al punto ZJ, e qua ci devo scrivere Z meno ZJ alla n. Quindi il residuo di F nel punto ZJ altro non è che C meno 1 J, e questo l'abbiamo visto. Ok? Oh, tenete conto, ecco qua sono opportune delle definizioni. Se voi avete una funzione che è omorfa nell'intorno di un punto, tranne un punto, tranne il punto stesso, deve valere lo sviluppo di Laurent. Nel momento in cui vale lo sviluppo di Laurent, teoricamente questa serie va da meno infinito a infinito, ma la parte singolare della serie potrebbe essere di tipo particolare. Per esempio, il primo caso potrebbe non esserci. Ok? A quel punto che significa? Che la funzione ha limite e quindi si può estendere anche nel punto ZJ. Cioè, se invece di avere la serie di Laurent, qua mi viene la serie di Taylor, cioè se non ci sta tutta la parte con gli n negativi, allora che vuol dire? Che quella era un punto dove la funzione non è definita, però in realtà il limite c'era, il limite farebbe C0 oppure fa 0 se C0 è uguale a 0, estendendolo in quel modo la funzione diventa olomorfa in tutto il disco contenente il punto, compreso il punto. Però ci sono altri casi, cioè la funzione può essere non definita in questo caso in ZJ, però può succedere che il numero di termini della serie di Laurent sia finito, cioè quelli che hanno la parte singolare, non tutta la serie. La serie di Taylor lasciamola stare, ci sta. Poi invece quelli con l'indice negativo potrebbero essere un numero finito di termini. Ecco, se quelli con, diciamo, la scrivo qua, definizione, se esiste un n0 tale che f di z uguale somma per n che va da meno n0 a più infinito di c con n z meno z0 alla n in un certo cerchio di centro z0 di raggio f meno z0, ok? In questo caso si dice, che F presenta un polo di ordine n0 nel punto 0, 0. Attenzione, C meno n0 deve essere diverso da 0, perché sennò
In particolare, se n0 uguale a 1, si dice che la funzione presenta un polo del trigono. Allora, se la funzione presenta un polo del primo ordine, c'è soltanto un termine che è singolare, che è c-1, 0-0 alla meno 1. Se la funzione presenta un polo del secondo ordine, può avere due termini singolari, c-1, 0-0 alla meno 1, più c-2, 0-0 alla meno 2. Se c'è un polo di ordine 3, ce ne può avere fino a 3, se c'è un polo di ordine n0, ce n'ha fino a n0. È chiaro questo? Dopodiché, se invece questo qua non esiste, se diciamo se f è singolare in 0 a 0 e non ha un polo in 0 a 0, si dice che ha una singolarità essenziale in 0 a 0. Ok? Si dice che ha una singolarità essenziale in 0 a 0. Allora, vediamo se avete capito, se, quindi giusto per capire se la definizione sta scritta bene. Che secondo voi, se la F ha una singolarità essenziale in 0 a 0, la serie di Laurent da quando parte? Se partiva da meno 7 c'era un polo di ordine 7, se partiva da meno 9 c'era un polo di ordine 9, per avere una singolarità essenziale da quando è partita la serie di Laurent? Da? Se partiva, se non c'è il pezzo singolare, la funzione non già aveva singolarità, quindi come deve essere? Da quando è partito? Da? Allora il polo del primo ordine, se parte da meno 1. Da meno infinito. Cioè, se questo ha un numero finito di termini, la parte con gli indici negativi, si dice che è un polo. Se invece il numero di termini con indice negativo sono infiniti, quelli diversi da 0, allora si parla di singolarità essenziale. Se vi ricordate, quando abbiamo sviluppato la funzione l'altra volta, no? In certi casi lo sviluppo in serie di Laurent, perché noi, se vi ricordate, con la funzione 1 su z-1 per z-2, in un anello si sviluppava in serie, quando io la sviluppavo in serie di Laurent su un anello, e allora in un intorno di un punto che sta in quell'anello valeva quello sviluppo in serie di Laurent, quella là siccome quella là presentava due poli semplici, perché i pezzi se vi ricordate i pezzi, quella si scriveva come 1 su z meno 1 meno 1 su z meno 2 o al contrario, sì, contrario. Quella presentava due poli semplici, ma adesso impareremo a distinguere, ok? Qua stiamo parlando nell'intorno di z a 0. Quando andiamo a scrivere, cioè la funzione deve essere olomorfa in tutto un disco contenente z a 0 tranne il punto z a 0. Nel punto z a 0 ci deve stare la singolarità. Allora quando vado a scrivere, allora là i punti dove c'era la singolarità erano 1 e 2. Quando andavo a scrivere lo sviluppo in serie di Laurent vicino a 1, vicino a 2, si vede che sono due poli semplici. Per quale motivo? Quando vado a fare lo sviluppo di 1 su z-1, che siamo vicino a 1, lo lascio
stare un polo semplice, 1 su z-2 vicino a 1 si può sviluppare in 0 di Taylor, e quindi alla fine andava tutto bene. Ok, semplice del primo ordine è la stessa cosa. Allora, qual è il problema adesso? Adesso ci saranno due tipi di problemi. Noi vogliamo applicare questo teorema dei residui. Andiamo a vedere un caso nel quale questo teorema dei residui ci dà un risultato notevole. Allora, andiamo a fare questo esercizio. Stavolta lo faccio un po' più dettagliato, perché quello dell'altra volta l'abbiamo tirato un po' via, perché stavamo agli ultimi 20 minuti. L'esercizio è: io devo fare l'integrale tra meno infinito e più infinito di 1 fratto 1 più x alla quarta in dx. Allora, se lo volete fare con analisi 1, questo si può fare, perché noi abbiamo fatto il teorema di Hermite in analisi 1, almeno l'enunciato del teorema di Hermite, e abbiamo visto, se vi ricordate, questo 1 fratto 1 più x alla quarta si può scrivere come una costante fratto 1 più radical 2 x quadro più x quadro, cioè la scuola di x più x quadro, più b fratto 1 meno radical 2 x più x quadro. Allora, quando andate a fare il prodotto, x quadro più 1 lo chiamate a, radical 2 x lo chiamate b. Allora qua viene a quadro, a piccolo e b, viene a quadro meno b quadro. Allora a quadro è x alla quarta più 2x quadro più 1, b quadro è 2x quadro, 2x quadro, 2x quadro si semplifica e viene esattamente questo. Dopodiché vi dovete, quando andate a fare, vediamo un po', io voglio, sì, qua devo scrivere, teoricamente devo scrivere x più b e c x più b. Ma non mi interessa, qualcuno di queste costanti può fare 0, non può fare 0, però poi devo fare il sistema lineare, mi calcolavo a, b, c, d e dopodiché andavo a integrare. La cosa viene lunga, bisogna stare attenti poi a rimettere insieme alcuni di quegli integrali, perché quando io vado a integrare questa funzione qua, questa è presente all'infinito, una, diciamo, va a 0 come, come a su x, e quindi andando a 0 come a su x, diciamo integrata a 0 più infinito mi darebbe, sarebbe l'integrale, sarebbe divergente, quindi quando vado a scrivere la primitiva, però qua pure questa va, mi dà un integrale che sarebbe divergente, però i due integrali sommati insieme, che bisogna prima fare la somma e poi fare l'integrale, mi danno un risultato che tende a un limite. Ok? Tende a un limite perché questa è una funzione sommabile, perché fino a innanzitutto è una funzione pari, quindi queste due volte integrale da 0 a infinito. Poi integrale tra 0 e 1, tra 0 e 1 la funzione la posso maggiorare con 1. Da 1 a più infinito la posso maggiorare con 1 su x quadro, quindi sicuramente è una funzione sommabile, cioè l'integrale in 2. Ok, il problema era che siccome questo integrale lo sviluppo in tutte, diciamo, lo sviluppato in tutte le edizioni del corso di analisi 1, andate a vedere, ce ne stanno due di videocorsi, quando vado a fare l'integrale andate a vedere, vedete che ci vuole mezz'ora per fare questo integrale. Ok? Adesso lo riandiamo a fare usando il teorema dei residui e vediamo che ci mettiamo non più di 5 minuti. Allora, cosa facciamo? L'idea è quella di andare a calcolare l'integrale chiamiamo gamma R la curva che percorre la frontiera di questa circonferenza, di questa semicirconferenza. Ok? Allora, noi andiamo a calcolare l'integrale su gamma R, gamma R di f di 0 e di 0. Ah, scusate, di quale f di z? Di 1 fratto 1 più z alla quarta di 0. Ok? Allora, fatemi scrivere qua sotto
chi è la funzione che è la funzione 1 fratto 1 più 0 alla 4. Allora questa qua la posso scrivere come 1 fratto 0 alla 4 più i meno 1 fratto 0 alla 4 meno i fratto più i. Per quale motivo? Z alla 4 più i per z alla 4 meno i fa z alla quarta più 1, perché il quadrato di i fa meno 1 meno meno 1 fa 1. Ok? Poi quando vado a fare la somma, qua viene z alla 4 meno i meno z alla 4 meno i, quindi mettiamolo così, così è più giusto, z alla 4 più i meno z alla 4 meno meno i, quindi viene 2i ed è uguale diviso 2i. Ok? Ora però a sua volta 1 fratto z al quadro meno i, come lo posso scrivere? Allora qua devo fare le radici quadrate dell'unità, scusate, di i. Chi sono le radici quadrate di i? Sono due opposte. Una è 1 più i, 1 più i sul radical 2 e l'altra è 1 meno i sul radical 2. E se vi ricordate, qua è la radice quadrata, questo ha modulo 1 e l'angolo è 90 gradi, qua è la radice quadrata per dividere l'angolo a metà, quindi è 45 gradi. E qua ci sta 1 più i sul radical 2. Poi una volta trovata una radice, l'altra radice è opposta. Quindi questo come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come a fratto z meno 1 più i su radical 2 più b fratto z più 1 più i su radical 2. Adesso perché scusate, questo è più i. Stiamo facendo le radici quadrate, ho voluto fare meno. Ok, sì. Ok, sì, sì, così è giusto. Allora, adesso calcoliamo A e B. Questo è A più B per A meno B, che fa il solito A quadro meno B quadro. A quadro fa Z quadro, questo al quadrato fa i e quindi viene z al quadro. Ok? Adesso mi devo calcolare a e b. Allora, innanzitutto è chiaro che qua deve venire meno a. Ok? Perché qua ci avete a z, qua ci avete a meno a z, così la z se ne va. Allora, questo qua quanto fa? Fa 2a per 1 più i sul radical 2, eh? Fratto z quadro meno i. E però tutta sta roba qui, innanzitutto 2 radical 2 si semplifica e poi viene radical 2, e quindi a quanto deve fare? A deve fare 1 meno i, 1 meno i per 1 più i fa 2 su radical 2, su 2 radical 2. Sì, su 2 radical 2, perché così quando si mette 1 meno i su 2 radical 2, 1 radical 2 si semplifica, 1 meno i per 1 più i fa 2, quando divido viene 1. Ok? Ok, andiamo a sviluppare, a scrivere l'altro. Poi vediamo un modo più veloce per farsi il campo.
1 fratto z quadro qui. Adesso volta devo scrivere a fratto z meno 1 meno i su radical 2, eh? Perché stavolta è le radici quadrate di meno i, una sta qua e l'altra qua. Poi devo fare meno a più meno a fratto z più 1 meno i su radical 2. Quindi qua mi viene 2a per 1 più i su radical 2, fratto z quadro più i. E quindi stavolta, vabbè, questo chiamiamola, o chiamiamo a, chiamiamola b. E allora b di e è 1 meno i su 2 radical 2. Adesso andiamo allora, quindi andiamo a sostituire, noi sappiamo che 1 più 1 fratto 1 più z alla quarta è uguale a 1 su 2i che moltiplica a su z meno i 1 più i su radical 2 o più meno a su z più 1 più i su radical 2 o più b da z per meno 1 meno i su radical 2 più meno b tra z più 1 meno i. Ok? Va bene. Ripeto, adesso qui ci abbiamo perso 10 minuti, però c'è un modo un po' più rapido per calcolare sì. Ho voluto semplicemente evidenziare che la nostra funzione è la somma di quattro fratti semplici. La somma, scomporre, quando le radici sono diverse, scomporre una funzione razionale, insomma, di fratti semplici lo sapete fare dalla. Semplicemente qua è stato un attimo più lungo perché le radici sono complesse. In verità, se io adesso rimettessi assieme il pezzo che ogni radice me lo mette con la radice coniugata, me lo somma con la radice coniugata, ok? Questa è la radice coniugata di questa. Allora, se andassi a sommare quei due, troverei quella scomposizione che avevo fatto sui numeri reali prima. Ok. Comunque, una volta fatto questo, secondo voi questa funzione dove ce le ha le singolarità? Cioè la funzione dov'è che è definita? Dappertutto tranne che nelle radici del denominatore. E le radici del denominatore dove stanno? Se prendiamo la circonferenza unitaria, stanno una qua, una qua, una qua e una qua. Ok? Quindi il nostro cammino ne contorna due. Quali? Questa è 1 più i su radical 2, questa è meno 1 più i su radical 2. Quindi qua devo andare a prendere i corrispondenti pezzi, sono questo e questo. Questo perché devo fare sempre meno la radice, allora meno qua cambio di segno, meno 1 più i su radical 2. Ok? Questi sono i due pezzi che ci danno le singolarità. Questi sono i due pezzi che ci danno le singolarità là dentro. Ok? Ora sopra quegli altri due pezzi, per quanto diano delle singolarità qua o qua,
su tutto questo, questo semicerchio non mi danno nessuna singolarità, la funzione è omomorfa. Quindi quando vado a integrare la funzione come somma di quei quattro pezzi, quei due, essendo omomorfi nel semicerchio di competenza, mi daranno 0, perché l'integrale di ogni funzione omomorfa su tutto il cerchio, su tutta la limita, cioè condonato da gamma R, mi dà 0. Chiaro? Quindi sono solo quei due che mi danno problemi. Ora, questi due cosa sono? Se ci fate caso, sono due funzioni che sono esattamente una costante, diciamo, sono del tipo una costante fratto z meno z0, dove z0 è un certo punto, una certa radice. E allora questa, una funzione del genere, cosa presenta? Come è fatta la serie di Laurent di questa funzione nell'intorno di z0, cioè vicino alla singolarità? Una serie di no, questa è la serie di Taylor, non ce l'ha proprio, c'ha solo il termine z meno z0, a quanto elevato? Questa è proprio una potenza pura di z meno z0, e z meno z0 alla meno 1. Quindi questa qua, quando andiamo a sviluppare in serie di Laurent vicino a z0, c'ha solo un termine, che è il termine di grado meno 1. Vedete? Qua avete z meno meno 1 più i sul radical 2, poi avete la costante che la portate fuori, e quindi avete 1 fratto z meno quella radice. Che cos'è? È un polo semplice, polo del primo ordine. Allora, quindi, quanto deve fare questo integrale? Io so che questo integrale deve fare 2 pi greco di volte per la somma dei tre residui. E chi sono i residui? Allora, sono 1 su 2i per a, perché se questo c'ha solo il termine di ordine meno 1, noi abbiamo detto che il residuo è il coefficiente del termine di ordine meno 1, e qua il coefficiente del termine di ordine meno 1 è a. Quindi qua mi viene a meno b. Attenzione, vediamo se... No, a... Ho sbagliato un segno da qualche parte. Perché, ecco, il segno l'ho sbagliato qua, perché siccome la funzione che dovevo calcolare qua non era 1 fratto z4 più i, ma era meno 1 fratto z4 più i, qua mi viene meno, qua mi viene più, e quindi qua mi viene meno, e qua mi viene più. Quindi non è a meno b, ma è a più. Ok? Questo errore li accorgevi, per quale motivo? Perché adesso questo viene pi greco per a più b, perché 2i più i semplifica a più b. Se ci fate caso, la parte con le i se ne va, la parte con perché una è più i qua, sì. Qua è la più i, qua è meno i, e quando andate a fare la somma, la parte con la i se ne va, e l'altra parte, 1 su 2 radical 2 più 1 su 2 radical 2, fa 1 su radical 2. Quindi qua mi viene uguale, lo scrivo qua sopra, pi greco su radical 2. Ok? Uguale a pi greco su radical 2. Non abbiamo finito. Allora, quindi perché me ne accorgevo? Me ne accorgo perché se non viene reale, quello era un numero, era l'integrale di una funzione, alla fine quello che devo calcolare, l'integrale di una funzione reale, e che deve dare un numero reale, no? Io però non ho ancora collegato questo integrale a quell'integrale, ho semplicemente detto che l'integrale lungo gamma r, tramite questi conti che ho fatto, lo scrivo qua,
integrale lungo gamma R di f di z in dz, questo qua deve fare pi greco su radica 2, ok? Ok, però adesso andiamo a scrivere chi è questo gamma R. Gamma R è uguale a gamma 1 gamma 2, cioè prima ti parametrizzi il segmento. Allora, chi è gamma 1 di T? Gamma 1 di T è uguale a T per T che varia tra meno R ed R. Allora l'integrale, allora questa integrale qua sarà l'integrale lungo gamma 1 di f di z in dz più l'integrale lungo gamma 2 di f di z in dz. Chi è l'integrale lungo gamma 1? È l'integrale tra meno r ed r di che cosa? Beh, dz è uguale a dt, perché gamma 1 di t è uguale a t. Questa era l'inversione dei reali di complessità. Quindi quando andate a fare la derivata di t fa 1 per dt. E f di z, siccome z è uguale a t, fa 1 fratto 1 più t alla quarta in dt. Più, adesso andiamo a vedere chi è gamma 2. Gamma 2 di t non è altro che r per e alla it. Dove t stavolta è compreso tra 0 e pi greco. Quindi il secondo integrale mi deve fare l'integrale tra 0 e pi greco di 1 fratto 1 più, devo fare z alla quarta, quindi devo fare r alla quarta per e alla i 4t per, e qua ci devo mettere dz, ma chi è dz? R per i per e alla i, ok? Ora in realtà qua non faccio questo integrale non lo faccio proprio, perché io dico che il modulo dell'integrale di gamma su lungo gamma 2 di f di 1 fratto 1 più z alla quarta in dz è minore o uguale del massimo di 1 fratto 1 più z alla quarta in modulo su z che appartiene a gamma 2, a gamma 2, diciamo al sostegno di gamma 2, g di gamma 2, per la lunghezza di gamma 2. Questo è il lemma di Darboux, ok? Ma questo pezzo qua è maggiore o uguale di 1 su r alla quarta meno 1. Perché? Perché il modulo della somma, una somma la puoi sempre guardare come differenza, z alla quarta meno meno 1, il modulo della differenza è maggiore o uguale alla differenza dei moduli. Questo valeva sui reali, sui complessi, l'abbiamo impostato in analisi. Quindi, allora, il modulo di z alla quarta è r alla quarta, perché su gamma 2 stiamo lungo la circonferenza di raggio r, è la semicirconferenza, ma comunque appartiene alla circonferenza di raggio r, quindi il modulo di z fa r, quindi il modulo di z alla quarta fa r alla quarta, meno il modulo di 1 che fa 1. E questo vuol dire che il denominatore diminuisce, ma se il denominatore diminuisce la frazione aumenta. Quindi questa adesso è una costante che non dipende più da z là sopra, e quindi lo posso maggiorare con questa quantità. Qual è la lunghezza di gamma 2? La lunghezza di una semicirconferenza di raggio r è pi greco r. Allora, cosa ottenete quando r tende a infinito? Quando r tende a infinito il meno 1 là sotto non gli dà nessun fastidio, ottenete r su r alla quarta, che è una costante, r su r alla quarta tende a 0. Quindi questo numero qua è il numero complesso che però per r che tende a più infinito, attenzione, r è reale, quindi r che tende a più infinito, questo qua tende a 0.
ci tende in modulo, quindi ci tende a zero anche senza modulo. E questo, per R che tende a più infinito, a chi tende? Tende all'integrale da meno infinito e più infinito di 1 fratto 1 più t alla quarta di t. Perché espandendo, vabbè, questo qua è una funzione pari, 2 uguale 2 volte integrato da 0 a r, quando mando r infinito, per definizione di la funzione è positiva, quindi in realtà la funzione viene sommabile, il suo integrale è uguale al limite dell'integrale da 0 a r, quindi qua viene 2 volte integrato da 0 infinito, integrato da meno infinito più infinito, più 1 fratto 1 più t alla quarta più t. Molti la richiamate x, quindi è l'integrale che volevamo calcolare. Ora, che cosa succede? Che tutta questa roba però era rimasta che era uguale alla la somma di quei due pezzi era uguale a pi greco sul radicato. Quindi che cosa succede? Questo tende a questo, questo tende a zero, questo è uguale a zero. E quindi avete calcolato l'integrale. Ora, è vero che anche qua ci avremmo messo forse un po' di tempo, però in realtà è perché la prima volta lo facciamo. L'altro metodo è molto più laborioso. Qua si tratta di trovare, di capire. Allora, quella là c'ha radici semplici, quindi sono le radici allora, quella là è una funzione razionale fratta. Dove stanno le singolarità? Stanno negli z del denominatore. Le singolarità sono poli semplici dove le radici sono semplici. Sono poli doppi o tripli quando la radice al denominatore è doppio o triplo. Non è che ci sta. Quindi, visto che questa ha quattro radici diverse, questa ha due poli semplici in, diciamo, in queste due radici qua, scrivendo quella decomposizione abbiamo trovato C-1 nei due casi, cioè il residuo, e quindi siamo andati a sostituire, e quindi abbiamo potuto fare, applicare il teorema dei residui e fare quell'integrale. E quindi recuperare l'informazione che l'integrale di 1 fratto 1 più x alla 4 e dx da meno infinito più infinito faccia pi greco sul radicato. Allora, come vedete, noi abbiamo due tipi di problemi. Uno è indovinare, a volte è facile come in questo caso, a volte no, a volte è un po' più elaborato, qual è il tipo di integrale che dobbiamo fare in campo complesso. Allora, in questo caso, noi facciamo l'integrale lungo la frontiera di una semicirconferenza. L'integrale lineare, quello su R, mi tenderà all'integrale che voglio calcolare, l'altro integrale mi tende a 0 e quindi posso applicare il teorema dei residui. L'altro problema era, data la funzione che io avevo, cioè 1 fratto 1 più z alla quarta, capire dove sono quali sono le singolarità contenute nella zona dove integro, cioè quelle che mi interessano per calcolare i residui, perché quelle due di sotto non mi interessano perché stanno fuori della zona, quindi non ci devo calcolare i residui, ma soprattutto tirare fuori questi residui. In questo caso l'abbiamo fatto proprio a mano, perché nel momento in cui abbiamo scritto la funzione in un certo modo, automaticamente abbiamo detto quello è C-1, quindi è residuo, quindi abbiamo sostituito, quindi è chiaro. Si può fare in qualche modo più veloce? Sicuramente sì. Adesso andiamo a vedere. Ok, quindi il secondo problema è quello più facile da risolvere, ok? Quindi ci sono dei metodi per tirare fuori il residuo nel caso diciamo nei casi più comuni, ok? Ok, pausa.